Un paese di Gucania, appartenente a Montagna Maestra, Andamawa, in orto, comune vicino al lago di Greno. Buonasera a voi, Marco Antonio Renucci. Buonasera Sebastien, buonasera a tutti. Le ti dita siamo in Orto di un paese di 2 ore posto tra Azocha e Guagno a 800 metri d'altitudine. Orto di una comuna di 140 iscritti con una quarantina d'abitanti d'inverno più di 250 d'agosto e Orto di un luogo in cui un bello patrimonio, in cui siti naturali famosi, pensiamo qui a Olau, a Crane. Per parlare, siamo qui due invitati, c'è dunque Nicola Rutili, o Mary d'Orto, buonasera. Buonasera. E Barthélemy Rutili, un giorno del paese che è membro presidente dell'associazione Crena Orto, buonasera. Buonasera. E c'è di nuovo Ostro Viliano Gui. Allora, la Diadi, buonasera. La Diadi Awa, dunque Nicola e Barthélemy, siete zio e nipoti. La Gondouina, i telespettatori, quale sue oggi, quale sue o nipoti, ma di maniera più seria. Una prima domanda per voi, Jean-Marie Nicola Rutili, ha parlato di suo voto dunque tra l'inverno e gli stati. Qui siamo 7 di luglio, siamo veramente intrusi in degli stati, in modo che i paesani sono qui? Allora, i paesani cominciano a giugno, come sempre, tutti gli anni, a parte da metà di luglio, dopo le scuole. L'inverno siamo una quarantina, ma l'estate abbiamo toccato quasi 200 persone in generale, ma forse più un mese d'agosto. E a Oa? A Oa saremo una sessantina. Barthélemy, conosciamo bene questa problematica degli inverni nei paesi montagnoli, di così in quasi tutti i paesi di Corsica, possiamo dire. Voi in cui l'associazione potete organizzare un po' di animazione di estate, ma di no, d'inverno? Ah, è vero che d'inverno, come lo chiamiamo nel mondo, proviamo, enfin, lo scopo dell'associazione è di far riunire gli aiente in paese, in giro la cultura, la tradizione. Che so che facciamo per esempio le stelle paesanti, per Natale facciamo Natale per i cittadini, per il 29 d'agosto per San Liseo facciamo una festa, per l'8 d'agosto per San Domenico una festa, enfin, voilà, in giro tutto questo facciamo proviamo a fare bene a niente. E non c'è mica solamente niente d'Orto, per esempio Ponuena, giovani d'altri paesi per esempio? No, è mia scienza deve una gioventù in Orto, ma di non la Zoccia, in Guagno, in Pidiolo, e ci troviamo, ci ritroviamo abbastanza. E voi, per esempio, siete di Orto, ma di non un altro paese accanto? Mi babbo ortighese e mia mamma è succesa, dunque così faccio lì. Allora, bon, d'estate c'è un'altra problematica che è conosciuta in Corsica, che poi è una scienza, ma di nuovo di oltre un pericolo di turismo. Sugnello qui, Orto e i paesi accanto si divendono per via soprattutto di star, di luoghi, di radio, di Olau a Crena. Ma quest'anno i turisti si vogliono appena aspettare l'età da vedere. Vediamo sul riporto che abbiamo fatto in cui Laurence Salini ha intervistato di Marion Fiamma e di Yann. Un cusiologo è conosciuto assai, ma può sempre aver mastunato davanti alla grazia e l'originalità di Olau a Crena. Tutti gli anni sono migliaia di turisti che colano qui, a più di 1300 metri d'altitudine, da partenza sopra il paese di Azocha in Olau, cioè la conta un'oretta di marzo. E certo, si va genuo anche aiuta. Come fai una balada a poney piuttosto che a piedi? Bah, c'est super, c'est mieux. C'est moi, parce que c'est moins ennuyant. Et aussi, c'est moins fatigant. Orto, Socha, vous connaissez, vous allez passer? Oui, alors on va y passer, on a prévu de s'y arrêter au retour. Donc on va s'arrêter donc à Orto, et on va arrêter également à Cargès, et puis longer ensuite toutes les plages. L'Ufficio dell'Ambiente ha installato un sistema d'ecocontori per sapere esattamente quante persone passano qui ogni giorno. I risultati sono dopo trasmessi al Parco Naturale Regionale di Agorsi. Jean-Mathieu a montato i panneaux, così on va li mettere sulle pelouses. Si pochi giorni ne siamo circa 100 passaggi quotidiani. D'abitudine, c'è Bigagui, a media, e piuttosto di 150. Siamo sempre al principio di stagione, c'è, come oggi, c'è mica assai mondo, si principia per un piano. Come si passa la relazione con i turisti? No, si passa bene qui.
Non, c'est pas ça, mais... Alors, gente, ils sont respectueux, gente sont braves. Strada facendo, cucciamo anche a Jean-Mathieu, in cui sono muli. Soggiorno porta a roba ai pastori in montagna e ai rifugi di UGR. Originario del paese d'Orto, rimarca Eludino una differenza di frequentazione in cui l'anno scorso. Quest'anno trovo che in noi paesi è tutto più, non c'è niente. Quest'anno non c'è niente. Se per esempio ci sono i turisti in Crena, di Orto non vuole mica dire che ci sono in paese. E si cantano comunque in paese. Si cantano, eh? Ma perché non ci sono gli hotel e tutto, in lassù, c'è gli uomini, ci sono i ristoranti e tutto, ci cantano. Eh? Ma quest'anno, però, non è un cosmo rado. O là si trova a Gumuna d'Orto, ma i commerci che ne approfittano sono piuttosto in lassù o in Libandi. In questo albergo, lo stato è chiaro, dopo un principio di stagione guretto, i mesi di luglio e d'agosto si annunciano difficili. C'è poco riservazione. E siamo un po' gonchiati. Come spieghi? Allora, spiega per lo sviluppo di tutte le case che si lodiano, i particolari che lodiano. Ce ne pare che la zona e la regione, per avere la concorrenza ci mangia. Poca gente dunque, ma buona notizia è che qui si ganna avuta volontà di un'asina qui, saranno più tranquilli per contemplare la bellezza di questi contorni. Allora, Nicola Rutili, pochi turisti per ora di ciò che ti hai visto ancora oggi? Ciò che abbiamo visto, anche insieme sei giorni fa, per ora c'è poco mondo, ma... Come per le vacanze giungono un po' più tardi, il rosso della stagione dal 15 luglio al 20 agosto. Eh? Allora, oramai noi, per la Ucraina, non siamo mica troppo genati dai turisti, perché il paese è stretto, un po' non mica gola, dunque non gola per la zoccia, c'è una pista d'accesso e è più facile per lei. Ma forse per noi non c'è mica troppo gena. E nel report si parla di noi di questa concorrenza tra l'hotel, gli alberghi e le occasioni private. Voi che ne pensate di qui? Perché sono di noi di molti paesani che possono luarsi le occasioni private. Beh, noi le occasioni private in paese qui ce n'è poco. Eh? Ma l'affare che ci sono i professionali che lavorano e che forse sono scontenti, perché è logica, eh? Loro lavorano e loro stanno bene. Ma noi di noi qui in paese, se lo genere 4 o 5, non siamo mica troppo d'occhi da qui. E voi, Bartolomeo, che ne pensate del turismo? Da un canto c'è, sappiamo, dunque c'è bisogno economicamente, ma di volte di vedere quando c'è appena troppo mondo, è difficile. Ma già radio, c'ho trovato un equilibrio, già radio, perché ne ce ne vuole. Ce ne vuole, questo è sicuro, ma c'ho di noi, Paola, PMO, ad esempio, la Vacrena, mica troppo, perché è un luogo magnifico, naturale, e bon, ci vuole comunque tenere sul luogo così. Allora, parliamo ora di vostra Iesa e di questa rinnovazione, dunque di questa Iesa, 130.000 euro per rinnovare questa Iesa in cui un appoggio finanziario di collettività di Corsica e di lo Stato, ma voi di noi pagate una parte. Sicuro, la Comune partecipa, ma a lei ci ha toccato tutto il mondo, è un simbolo della vita di paesi. Quando a lei ci se ne va, non c'è più vita, non c'è più anima nei paesi. Come i caffè, è la stessa affare. E se voi avete qui, tanto non c'è più soldi per fare altre affari, che non è mica troppo difficile, se i budgeti sono appena stretti. Beh, i budget non siamo mica ricchi, questo è sicuro, eh? Ma siamo aiutati, cioè a Dila, assai aiutati, e poi noi qui in paese tutto il progetto strutturante sono fatti, l'acqua, l'epurazione, i lumi, la strada. Dunque qua ci potremmo permettere di fare qualche cosa di più bello. Voi Bartolomei, quando te ti avete messo, è una buona notizia questa rinnovazione di Aiege? E per noi è una buona notizia, siamo una piccola squadra a nord, ma di noi ci sono quelli di Upitiolo e anche di Asocia che cantiamo tutti insieme, facciamo tutte le Aiege di Urudione, ma che lo sia fatto il tetto qui, fa già bene. Si può parlare di noi appena di questa processione, di questa messa, tutti i 29 d'agosto, mi pare in San Liseo, nella cappella San Liseo.
qui di noi è un progetto di rinnovazione da capire appena non è stato? No? Allora, a capire bisogna di essere a concia, perché bon, mica non è stato, ma bisogna di cioè, fare il lavoro addosso. Dunque è un progetto per arrangiare la guia quest'anno che bene, e soprattutto perché è un luogo di c'è assai pellegrini che collano ancora quest'anno, c'è un vescovo che da Vena fa messa a 29 agosto, in generale siamo più di 200-300 persone in tutte le messe. Voi, Barthélemy, le modite siete dunque di Azoccia, ma di noi d'Orto, Cascabesso, i paesani di Azoccia e d'Orto che curano. Ah, per noi paesani, anche tutti gli d'Orto o di Azoccia, è il giorno più importante di la nata. E t'agura scalzo? Se... E tutti l'anno culiamo scalzi e quand temo a messa. Bon, di già compio, ringrazio a tutti due, ringrazio tanto di noi a tutti l'equipe tecnica che hanno permesso la realizzazione di studi rete. La settimana che viene saremo torna per i luoghi in Petralbincu, François Albert Bernardi. Buonasera a tutti. A ringraziare Marco Antonio di noi, i vostri invitati, l'avete detto, a squadra tecnica che vi accompagna. A sapete che c'è questo appuntamento di venerdì durante l'estate in nostro Corsi Gasera.